Microsoft To-Do, un bellissimo strumento per andare a creare le nostre to-do list, le nostre liste di cose da fare. Vediamo un pochino di cosa si tratta e come funziona in questo breve tutorial, subito dopo avervi ricordato che su Telegram mi trovate come @tutorialexpress. Quello è il mio canale e lì trovate link, contenuti e cose extra che non pubblico qui su YouTube o su tutte le altre piattaforme. E allora direi di incominciare. Ci spostiamo sullo schermo per parlare un pochino appunto di questo Microsoft To-Do, che è una diretta alternativa di tutti gli altri strumenti, Todoist, non lo so io come si chiama quell'altro, TickTick, e tutte queste altre app, insomma, tutti questi altri strumenti. Microsoft To-Do devo dire che si integra molto bene con l'intera suite di Microsoft, che sapete meglio di me ormai essere molto molto espansa e anche piuttosto funzionale, insomma. Ed effettivamente è una vera e propria alternativa. Quando una volta era un pochino snobbata, da tutti, in primis da Microsoft, è diventata un'app molto interessante. E andiamo a scoprirla, partendo ovviamente dalle attività, che sono la parte più importante, che sono la colonna portante, insomma, dell'intero strumento, ovviamente. Come facciamo ad aggiungere un'attività? Ovviamente facciamo clic su aggiungi un'attività e scriviamo qualcosa. Ok, molto bene. Con invio andiamo ad aggiungerla e poi al suo interno andiamo ad inserire varie cose. Per esempio, possiamo inserire una nota, quindi una descrizione. Questa è una descrizione del task. Eventualmente, cos'altro possiamo fare? Possiamo andare ad aggiungere questa attività, questa cosa da fare all'elenco La mia giornata, che è una particolare funzionalità. Vabbè, la vediamo dopo, insomma, non vi spoilerò nulla. Comunque, trovate anche i marcatori di capitolo eventualmente. Poi possiamo andare ad aggiungere un promemoria, questo è utile, lo vediamo anche questo più tardi. Eventualmente possiamo impostare una ripetizione, quindi non lo so, ogni giorno, i giorni feriali, ogni mese, ogni anno. Possiamo scegliere una categoria, questo è bello, magari abbiamo, non lo so, la categoria che va da più urgente a meno urgente. E allora dopo che ci ricordiamo l'elenco di questi colori, è anche più pratico visualizzarli, perché vedete, vi chiudo questo pannello, facciamo così. Perché vedete che abbiamo qui scritto categoria rosso, questo ci fa capire l'urgenza, insomma. E poi possiamo andare a fare un'altra cosa, e cioè in particolare, cos'è questa cosa qua? Facciamo così. Eventualmente possiamo anche andare ad aggiungere un allegato, quindi un file, che sia un'immagine, che sia un documento o effettivamente un file di qualunque tipo. Descrizione ne abbiamo già parlato. E poi possiamo aggiungere l'attività tra i preferiti. E questo è quanto, quindi nulla di così incredibile, ecco, funzionalità molto molto classiche. E poi effettivamente a questo punto possiamo andare a ragionare proprio sulle date di scadenza e sui promemoria, che sono di certo importanti. Riapriamo in questo caso il pannellino, quello laterale, e andiamo con aggiungi scadenza ad aggiungere una data, in questo caso ipotizziamo domani venerdì. E possiamo in seleziona data anche andare a scegliere l'ora. Vediamo se è vero. Salva. Ah, abbiamo appena scoperto una cosa. Dal sito web non ce lo fa fare. Adesso voglio controllare al volo per vedere se lo fa fare anche dall'app oppure se me lo sono inventato io. No, ok, no. Chiedo scusa, si può fare soltanto con il promemoria. Quindi la data di scadenza deve essere per forza solo il giorno, senza l'orario. Invece il promemoria ovviamente ha sia la data sia l'ora. Ipotizziamo, visto che l'attività scade domani, ipotizziamo di crearci una notifica domani, giorno 2, alle 10 di mattina. Quindi facciamo mattina, anzi alle 9. Salva. E così vedete, ricordamelo domani alle 9. Effettivamente avremo la nostra attività. Il nostro task con tanto di promemoria è data di scadenza. Andiamo a chiudere. Ed effettivamente questo è il funzionamento vero e proprio di Microsoft To Do. Qui però a lato, in questo pannello, abbiamo molte più funzionalità, ve le faccio vedere meglio, eccole qui. Abbiamo alcune altre voci all'interno del menu, perché possiamo andare a suddividere i nostri task, le nostre cose da fare, in liste. Quindi andiamo a creare, non lo so, la lista lavoro, la lista casa e la lista della spesa, magari. Facciamolo, creiamo lavoro. Creiamo poi anche la lista casa e facciamo anche, per non farci mancare niente, lista della spesa. Molto bene. Ok, e vedete che abbiamo creato le nostre tre liste differenti.
Ad esempio, in casa possiamo metterci pulire il soggiorno. Soggiorno. All'interno di lista della spesa possiamo aggiungere proprio la lista della spesa, quindi arancia, carote, non lo so io, acqua. E tutte queste cose qua. Ovviamente, sia all'interno delle attività, quindi non catalogate tra virgolette come progetto, sia all'interno dei diversi progetti barra liste, dipende poi da quale vocabolario tra virgolette usate. Bene, in entrambi i casi possiamo aggiungere le solite cose, quindi promemoria, scadenza, la mia giornata, file, tutte queste cose qua. Andiamo a chiudere, in questo caso non vedo perché aggiungere cose a salsa di pomodoro. Comunque, chiudiamo. Aggiungiamo ancora qualcosa in lavoro, che potrebbe essere per esempio pubblica tutorial to do. Potremmo anche fare Microsoft to do. Molto bene. E in questa maniera abbiamo tutte le nostre attività all'interno dei diversi progetti. Altra cosa interessante che possiamo fare, possiamo andare a creare dei gruppi, quindi un insieme di progetti da effettivamente andare a visualizzare come gruppo proprio. Quindi andiamo a cliccare sul tasto crea gruppo e potremo chiamare questo gruppo spesa. E magari all'interno del gruppo cosa ci inseriamo? Ci inseriamo delle liste con i reparti. Quindi ipotizziamo lista della spesa, cambiamo nome, ci ho fatto un click, la chiamo surgelati, ok? E qui all'interno di spesa ci possiamo creare delle altre liste da aggiungere, in questo caso gli altri reparti. Ipotizziamo bibite e andiamo ad inserirlo all'interno di spesa, ovviamente anche indicandone l'ordine preciso. Mi raccomando, quando fate la spesa, fatevi la lista in ordine del reparto, così non perdete tempo e siete più produttivi anche facendo la spesa. Mi raccomando, che è importante ottimizzare i tempi al giorno d'oggi. Quindi abbiamo il nostro gruppo di liste. Quindi, per ricordare, per fare un pochino un riepilogo, abbiamo prima di tutto il task, abbiamo l'attività singola, che è a livello più basso, ok? Questi task sono raggruppati all'interno di una lista, che può essere, abbiamo visto, casa, lavoro, lifestyle per esempio. Queste liste a loro volta possono essere inglobate all'interno di un gruppo, di liste, come in questo caso l'abbiamo già visto, la lista, il gruppo spesa, vedete, che contiene due liste, surgelati e bibite. Quindi potremmo immaginare i task, le cose da fare, come i mobili di una stanza, potremmo immaginare le liste come le stanze e i gruppi come gli appartamenti, se vogliamo fare questo paragone con la vita reale, tra virgolette. A questo punto parliamo di questa funzionalità qui sopra, quella che vedete in parte coperta, eccola qui, questa qui. Parliamo della funzionalità la mia giornata. Che cos'è prima di tutto e come funziona? Si tratta di una particolare lista già creata di default all'interno di Microsoft To Do, appena apriamo insomma il nostro account per la prima volta, e possiamo andare ad aggiungerci varie attività anche pescandole dai progetti. Quindi ipotizziamo che pulire il soggiorno lo voglio fare oggi, posso aggiungerlo alla mia giornata. O poi ipotizziamo che oggi al lavoro debba anche pubblicare il tutorial su Microsoft To Do, anche questo va a finire nella mia giornata. E questo è comodo perché poi in questa sezione dell'app mi ritroverò tutti i task, indifferentemente dal progetto, dalla lista, dalla data di scadenza. Tutte le cose che io aggiungo qui dentro mi vengono effettivamente mostrate. E voi a questo punto mi direte: va bene, però io in pianificato vedo già le attività pianificate, quindi vedo già le cose che devo fare oggi. Vedete, c'è anche il filtro oggi. Certo, avete perfettamente avete ragione, insomma. Ma all'interno della mia giornata io posso anche andare ad inserire delle attività, dei task senza data di scadenza, oppure delle cose assegnate a me, perché magari una persona, non lo so io, il mio capo va ad assegnarmi un'attività, quindi io me la ritrovo in assegnate a me, ma lui magari non capisce bene come usare Microsoft To Do e non ci imposta la data di scadenza come oggi. Ed ecco che io quindi posso andare a pescare, a prendere tutte queste attività, ad accorparle e a portarmele in la mia giornata. Questo è comodo. E poi, vabbè, questo l'ho un pochino tralasciato, questo tab, semplicemente mettendoci la stellina su un'attività, passa in importante. Quindi
nulla di così incredibile, ecco. Molto bene. Ecco, vi avevo anche accennato a questa cosa, questo assegnata a me. Ve lo faccio vedere perché parliamo anche rapidamente di condivisione e commenti. Perché voglio parlare di questo? Perché effettivamente è utile all'interno di Microsoft To Do, come in qualunque altra applicazione di lista di cose da fare, andare a condividere un progetto, andare a condividere un'attività con magari i nostri colleghi se siamo in un ufficio, o con i nostri collaboratori se siamo i capi di un'azienda, che ne so io. O magari anche con la nostra famiglia, col nostro partner o con la nostra partner, per andare magari a fare la spesa. Quindi entrambi possono aggiungere un'attività in un progetto e tutti quanti la visualizzano. Come si fa a fare? Entrando in un progetto, ipotizziamo quello lavoro, abbiamo già qui bello pronto il tastino condividi, andiamo a creare a questo punto il collegamento di invito, quindi un link, copiamo il collegamento. A questo punto io vado ad aprirlo nel mio browser, nell'altra finestra, così vedo di accettare, così facciamo un rapido esperimento. Voi in questo momento non state vedendo, non preoccupatevi. Ovviamente mi chiede di accedere nel caso in cui io non abbia l'account sincronizzato su questo browser. Datemi ancora qualche istante, così anche capite insomma un pochino il funzionamento. E finché finisco di accedere, vi dico che tutto questo strumento, tutto questo magheggio che stiamo facendo, serve effettivamente per andare a condividere le attività. Quindi, come vi ho già detto, potrebbe essere utile per la lista della spesa, per il nostro ufficio e tutte queste cose. Ovviamente, essendo i capi, quindi gli amministratori della lista, possiamo andare anche ad assegnare delle attività a dei determinati membri di quella lista. Questo è utile appunto da capi per assegnare le cose da fare ai membri del nostro ufficio, quindi alle persone che stanno sotto di noi, le quali ovviamente potranno visualizzare le attività, completarle, e a noi anche dal lato del capo ci verranno segnalate come attività completate effettivamente. Bene, intanto qui si sta autenticando nel mio account Microsoft, così posso farvi vedere il funzionamento. Partecipa all'elenco, ora sto effettivamente accettando, sto confermando il mio voler aderire, tra virgolette, all'elenco condiviso. E in questa maniera, se torno sull'altra finestra, che non trovo più, eccola qui, eccola, se trovo sull'altra finestra, vedete che mi segna condiviso e che ci sono due persone in questo momento. E in questo caso, vabbè, Marco Trizza sarei io, che sarebbe l'account di mio padre, e Matteo Trizza sono io dall'altra parte. Fatemi andare dall'altra parte, che provo ad aggiungere un'attività. Facciamo così, eccolo, lavoro condiviso, aggiungo un'attività e scrivo ciao, ok, molto bene. E a questo punto avrò aggiunto questa attività. E se vado nelle informazioni, vedete che mi dice creato oggi da Matteo Trizza. Quindi io sotto forma di capo, tra virgolette, di amministratore, posso andare a vedere chi ha creato questa attività. Cosa bellissima, se io dall'altro lato vado ad assegnare un'attività, quindi non lo so, comprare il latte, inserisco la chiocciola, posso andare a menzionare un utente che quindi avrà come ruolo assegnato, tra virgolette, quello di portare a termine l'attività. Ve lo faccio vedere, chiudo questo pannello, vado in assegnate a me ed ecco che vedrò comprare il latte che mi è stato assegnato dall'altro account. Dopo che io lo completo, effettivamente anche l'altra persona, ora ve lo confermo dall'altra parte, mi è arrivata una notifica, vediamo se riesco a farvela vedere. Vediamo se riesco, dovrei fare una cosa di questo tipo. Ok, vedete, io qui sono dall'altro lato e mi dice completata ieri, non so bene perché, da Marco Trizza. Quindi mi segna che l'attività è stata effettivamente completata. Vedete, io qui ho le due app, da un lato ho il software di Microsoft, l'app, qui ho il sito che vi stavo facendo vedere prima, e vedo la stessa identica lista, vedete? Lista condivisa di qua, lista condivisa di là. E questo è l'effettivo funzionamento di Microsoft To Do. Ditemi se lo preferite a Todoist, se utilizzate Todoist, TickTick. Insomma, parliamone un pochino nei commenti. Io vi dirò la verità, sono passato a tutti gli effetti a Microsoft To Do, perché stiamo iniziando ad avere molte limitazioni con Todoist, che sta peraltro stringendo sempre di più il piano gratis, e devo dire che mi sto trovando piuttosto bene. È anche automatizzabile, si integra molto bene con Integromat, quindi è veramente un'applicazione fatta molto molto bene. A questo punto io vi ringrazio, vi mando un abbraccio, vi ricordo che su produttività.exe
Sì, chiedo scusa, che trovate produttività.exe, che è la mia newsletter. Ovviamente link in descrizione, ma vi basta anche cercarla o passare dal mio sito trizza.ml. E a questo punto un abbraccio fortissimo e un appuntamento. Alla prossima. Ciao ciao!